nuove sul fronte politico mondiale. Dopo negoziati storicamente complessi, durati mesi, che hanno coinvolto più di 6 paesi e 2 dozzine di prigionieri, oggi l'amministrazione Biden ha annunciato di aver ottenuto il rilascio di 3 cittadini americani dalla Russia, tra cui il giornalista di Wall Street Journal Bunker Shokovich, il veterano dei Marines Paul Whelan e una giornalista radiofonica russo-americana Alsu Kumasheva. I tre torneranno negli Stati Uniti come parte di uno scambio di prigionieri di 24 persone, uno dei più grandi dalla fine della guerra fredda, tra Stati Uniti, Russia, Germania e altri 3 paesi occidentali. L'accordo è una vittoria significativa e combattuta per l'amministrazione Biden, che negli ultimi 3 anni ha ottenuto il rilascio di oltre 60 ostaggi o detenuti ingiustamente da tutto il mondo. Pochi casi hanno ricevuto un livello di importanza o controllo simile a quello della Russia, un rivale geopolitico di lunga durata degli Stati Uniti con una storia di cattura e commercio di detenuti stranieri. Tutti hanno sopportato sofferenze e incertezze inimmaginabili. Oggi la loro agonia è finita, ha detto il presidente Biden in una dichiarazione. Secondo i termini dell'accordo, 12 dissidenti politici detenuti in Russia sono stati rilasciati in Germania. I più acuti osservatori politici vedono in questo storico evento l'inizio di una nuova era nelle relazioni USA-Russia, con la possibilità che le due potenze si siedano a tavolino per addivenire ad un accordo che ponga fine alla guerra in Ucraina.